A Rossi vorrei chiedere questo, parlavamo di Banking Union e di Capital Markets Union, insomma. La Banking Union mi sembra di capire anche da alcuni suoi interventi, lei la considera un'incompiuta in qualche modo. Perché un'incompiuta e come si potrebbe andare avanti sulla Banking Union e come invece rischiamo di non andare avanti? Banking Union è un'incompiuta, ma ancor più, come dire, è una costruzione che è un po' venuta meno alle sue ragioni d'essere originarie. Marco Buti diceva, è la Commissione che l'ha proposta, incontrando in alcuni paesi resistenze che poi si sono un po' sciolte nel dibattito, nella dialettica. Nel frattempo però un pochino l'obiettivo fondamentale della Banking Union si è perso, forse si è addirittura rovesciato. Mi spiego meglio. Da che cosa nasceva l'idea della Banking Union, almeno per come la capisco io. Forse Marco Buti ha una idea diversa. Nasceva dalla crisi finanziaria globale, che è una crisi americana che ha poi contagiato tutto il mondo con una rapidità fulminea, ha contagiato anche l'Europa. In Europa si è incrociata con la crisi del debito sovrano, cosiddetta, che è una crisi posteriore di un paio d'anni rispetto a quella finanziaria globale. E che ha essa stessa coinvolto le banche per una ragione fondamentale, perché le banche commerciali, le banche private, le banche di mercato, come diceva lei, in quasi tutti i paesi hanno un sacco di titoli pubblici del proprio Nazionale. paese, fra i propri assets. Se c'è un crollo di fiducia nei confronti della capacità di un certo paese di onorare il suo debito pubblico, i suoi titoli pubblici, quel crollo di fiducia coinvolge le banche che possiedono quei titoli pubblici al proprio attivo e che sono tipicamente le banche nazionali dello stesso paese. Quindi, si disse, rescindiamo questo legame perverso fra sovrani, nei confronti di alcuni dei quali c'è crisi di sfiducia da parte dei mercati e banche. Facciamo sì che le banche di tutta Europa siano affare europeo, non dei singoli paesi. Quindi se una singola banca, va in crisi perché ha troppi titoli pubblici del proprio paese, il proprio paese sta andando in crisi di fiducia sui mercati internazionali, facciamo sì che quella banca venga vista non come una banca spagnola o portoghese o francese o italiana, ma come una banca europea. Quindi costruiamo uno schema unico che aiuti a risolvere la crisi di singole banche. Questo schema unico deve necessariamente accompagnarsi in modo simultaneo con uno schema unico di garanzia dei piccoli depositi, piccoli si fa per dire, insomma, protetti sotto i 100.000 euro. Premessa di tutto questo, o prerequisito, o se volete contorno di tutto questo, è che vi sia una vigilanza unica. Alcuni paesi pretesero e ottennero che la vigilanza unica venisse temporalmente, logicamente prima del resto. E quindi ci siamo tutti affrettati a costruire il vigilante unico, decidendo che esso fosse presso la Banca Centrale Europea. Decisione non facile, che vide l'opposizione tedesca, tra l'altro, perché per ragioni culturali, diciamo, quello è un paese che ha una cultura che richiede separazione, separatezza fra Banca Centrale e Capito. autorità di vigilanza. Ma comunque, sì, se no,
prevale l'opinione di coloro che invece pensano che debba essere la banca centrale a ospitare nel suo seno la vigilanza bancaria, anche se con tutti i muri cinesi, con tutte le separazioni interne che vogliamo, ma comunque all'interno della BCE. Operazione, lo ricordo di passata, formidabile per la sua difficoltà tecnica, cioè costruire una vigilanza bancaria unica per tutta Europa nell'arco di un anno o due è impresa veramente da far tremare le vene ai polsi. Cioè bisogna mettere insieme 1.000, 2.000 persone, scusate il termine un po' gergale, raccattarle dovunque in Europa, innanzitutto presso le banche centrali o gli istituti di vigilanza nazionali, poi anche sul mercato, metterle insieme, dotarle di un manuale, di una guida ispettiva, che ne so, di un libro in cui siano scritte delle norme non primarie, non di legge, regolamentari. Tutto questo fu fatto, è stato fatto, in modo più o meno efficace, lo diranno gli storici del futuro, ma quella che doveva essere il cuore dell'unione bancaria, cioè lo schema unico di risoluzione accoppiato con lo schema unico di garanzia dei depositi, unico e, aggiungo, pubblico, con denari pubblici, non con denari delle stesse banche, come alla fine idea che alla fine ha prevalso, anche se poi lo schema di depositi, lo sappiamo tutti, è politicamente paralizzato, cioè è in una condizione di sospensione. C'è una proposta della Commissione, già molto compromissoria nei suoi tempi molto lunghi, e nel fatto di escludere comunque l'uso di denaro pubblico. In ogni caso parliamo di denari privati, delle altre banche, delle banche sane, non in difficoltà, che si consorziano per proteggere i depositi di quella banca che è entrata in crisi. Quindi c'è una proposta della Commissione, però questa proposta della Commissione, che io sappia, è in questo momento stata accantonata, diciamo, nel dibattito politico. Quindi è lo schema di risoluzione, è quello che conosciamo, su cui non mi dilungo, quello che noi italiani siamo stati costretti a sperimentare quasi per primi con le quattro piccole banche messe in risoluzione, piccolo-medie. L'incertezza, e con questo chiudo, che doveva essere, se non dissipata, fortemente ridotta dall'unione bancaria, lo è stata veramente, ma personalmente nutro dubbi, forse aumentata, forse l'unione bancaria, l'incertezza sul legame fra stati sovrani e sistemi bancari nazionali l'ha fatta aumentare. È aumentata, mi scusi se interrompo, perché nel contesto generale esterno è aumentata l'incertezza, o perché questo moltiplicatore ha un effetto positivo più forte? È oggettivamente vero che il contesto generale, mondiale, l'America, Brexit, eccetera, fa crescere l'incertezza. Apro una breve parentesi, perché la parola incertezza mi fa sorgere una specie di reverie storica di cui chiedo scusa. Tre secoli fa i paesi cosiddetti avanzati erano popolati di contadini che erano esposti alle intemperie atmosferiche totalmente incerte, totalmente non comprese, non capite nelle loro dinamiche. Quindi l'incertezza oggettivamente era molto, molto, molto maggiore tre secoli fa di quanto non fosse oggi. È la percezione dell'incertezza che è diversa, perché tre secoli fa quei contadini erano rassegnati al fatto di non capire perché piovesse o grandinasse o splendesse il sole, e quindi questo li rendeva tutto sommato certi delle loro piccole,
cose, del loro focolare domestico, della loro famiglia. Viceversa, nel mondo moderno, in cui la tecnologia ci ha fatto fare passi avanti, la scienza e poi la tecnologia ci ha fatto fare passi avanti formidabili, nel controllo dei fenomeni fisici e quindi riducendo fortemente l'incertezza, però questa smania di controllo ha fatto enormemente aumentare la nostra percezione dell'incertezza residua, che sempre ci sarà. Quindi, diciamo, ricordiamoci questo quando poi Padoan ha perfettamente ragione. Di fatto, in pratica, quello che succede è che nel mondo la gente pensa di essere molto più incerta, perché non capisce in America che succede con il nuovo presidente, perché non capisce che succederà con Brexit, se sarà dura, se sarà morbida, non capisce che cosa succederà col referendum italiano, in Italia, in Germania con le elezioni, eccetera, eccetera. Torniamo e chiudo veramente alla unione bancaria e alla sua seconda domanda. Quindi certamente l'incertezza generale è aumentata nel mondo. Temo che l'unione bancaria, nata con le più nobili intenzioni, sia un fattore specifico di aumento dell'incertezza in Europa, diciamo in Europa, nel settore specifico delle banche e del legame fra banche e stati sovrani. Ho capito. La ringrazio, è stato molto chiaro. L'unione bancaria a questo punto vi porta a un bilancio così desolante, diciamo. Quali sono gli errori da evitare nel costruire l'unione dei capital markets? Mi sembra di capire la sua posizione, che lei ha espresso anche in pubblico, è che sarebbe augurabile una capital markets union, ma la vede difficile in questa fase storica. Sicuramente augurabile più in generale che in Europa diciamo la dominanza del credito bancario si riduca un pochino a beneficio del mercato dei capitali, come accade in America, il che, diceva Grosspietro prima, giustifica il fatto che le delegazioni americane nei diversi fora internazionali dedicati a financial regulation tipicamente tira dalla parte di più capitale per le banche che fanno credito all'economia reale, leverage ratio molto basso a beneficio delle banche di investimento, di quelle che fanno trading proprietario, di quelle che investono in strumenti derivati. Quindi un pochino la struttura finanziaria europea deve cambiare a beneficio del mercato dei capitali, e se questo succede in modo governato, quindi con una Capital Markets Union, con regole comuni sul mercato dei capitali, è meglio, è molto meglio che non lasciare che questo accada così per il solo effetto delle forze del mercato. Che errori non fare? E questo ci porta un po' lontano, ci porta all'origine del problema. Allora, perché, secondo la mia modestissima opinione, l'unione bancaria è un'incompiuta? Per colpa dei tedeschi? Siamo brutali. No, io non do nessuna colpa ai tedeschi, cioè l'azzardo morale di cui Marco Buti prima faceva menzione, che è un po' diciamo l'ossessione, no, dei governi tedeschi, ma vorrei dire del popolo tedesco, della cultura tedesca, cioè questa idea secondo cui gli europei del sud se ne approfittano, se ne abusano delle regole, no, violano le regole in modo moralmente azzardato.
Questa idea qua ha un sacco di fondamento, fra di noi ce lo possiamo dire, fra noi italiani, fra noi europei del sud, poi qui ci sono anche europei non del sud, però fra europei del sud ce lo possiamo dire. Quest'idea ha molto fondamento. Sta di fatto, e qui parlo da tecnico, non da politico, quindi da osservatore della realtà sociale europea, sta di fatto che questo, dalla crisi del debito sovrano in avanti, ha determinato una caduta di fiducia reciproca fra paesi. Quindi gli europei del nord non si fidano più degli europei del sud. Questi ultimi, a loro volta, si sentono ingiustamente discriminati da un eccesso di rigidità teutonica e quindi reagiscono rigettando la colpa sugli europei del nord. Se andiamo avanti così, non andiamo da nessuna parte. L'Europa si sfascia, non c'è alternativa. Quindi, per tornare a far rivivere il progetto europeo, che aveva ragioni fondamentali alla sua base, che sono ancora valide e che sono ragioni che trascendono di gran lunga la sfera economica e finanziaria, che sono ragioni politiche che attengono alla sicurezza dei popoli, al fatto che non si faranno più la guerra come hanno fatto per secoli in Europa, in modo speciale nell'ultimo secolo trascorso. Per far rivivere questa Europa è necessario che torni un po' di fiducia fra i diversi popoli europei. Come si possa fare questo, io che sono un povero tecnico non lo so, è materia da politici, cioè da coloro che interpretano i sentimenti genuini dei popoli congiunturalmente, quindi tempo per tempo. Però so che non se ne esce senza questo ritorno di fiducia e calando tutto questo sul terreno tecnico, unione bancaria, unione del mercato dei capitali, di nuovo, gli errori commessi non sono errori, sono il frutto di questa mancanza fondamentale di fiducia. E a questa va posto a riparo. Se poniamo riparo a questo, la stessa unione bancaria torna a essere rivitalizzata e torna alle sue origini e torna alle sue ragioni d'essere fondamentali. Grazie a Buti, e userei due immagini che lui ci ha dato. La prima era, non diciamo sull'unione bancaria che si stava meglio quando si stava peggio. La rigiro in questo modo a Rossi e a Grosspietro, ma non è che prima di stare meglio dovremmo stare ancora peggio? In altre parole, è solo un'impressione grossolana, giornalistica e superficiale, lei mi dirà di sì, che l'Italia, pur avendo accettato le regole di Banking Union che prevedono il bail-in, alla fine cerchi di non avere alcun bail-in? Questo lo chiedo a lei. Poi a Grosspietro invece tornerei sull'argomento le banche, la fiducia, cosa sensibile da preservare. Non è che le banche sane, alla fine, in questo atteggiamento di soccorso delle banche meno sane, rischiano di rimanere anch'esse contagiate, e penso ai vari fondi Atlante, penso ai vari fondi di risoluzione, andando su una situazione italiana. Le due domande in realtà sono connesse. Certo, ma sono declinate ai diversi interlocutori, almeno ci provano. E provo a rispondere così. Diciamo, c'è un punto fondamentale di questa, della direttiva sulla risoluzione e della connessa comunicazione della Commissione, che è l'altro braccio, diciamo, il braccio aiuti di Stato, del nuovo modo di concepire in Europa la crisi di una banca. Questo nuovo modo ha un principio fondamentale: neanche un centesimo deve essere pagato dal contribuente. Quindi, se una banca va in crisi,
devono pagare quelli che hanno avuto fiducia in quella banca, quindi gli azionisti innanzitutto, poi gli obbligazionisti subordinati che sono i quasi azionisti e poi anche i depositanti, i grandi depositanti, quindi fondamentalmente le imprese, perché sono le imprese, gli enti pubblici che hanno grandi depositi bancari. Questo principio in sé è giusto, noi lo condividiamo, noi come Banca d'Italia lo abbiamo condiviso. Dirò di più, l'Italia come paese lo ha condiviso, il suo governo del tempo, e anche questo governo forse lo condivide, anzi sono sicuro che lo condivida il principio. Come il principio viene declinato in pratica dipende dal concetto di stabilità finanziaria, perché qui stiamo parlando di banche, non di fabbriche, di chiodi o di prosciuttifici. E non è una scala di valori questa, intendiamoci, perché nella nostra vita quotidiana i chiodi e i prosciutti sono fondamentali quanto i servizi bancari, quindi non c'è scala di valori. C'è differenza di natura. Le banche trattano una materia prima fondamentale, che è la fiducia della gente. Una fabbrica di chiodi tratta come materia prima il ferro, fondamentale, ma diverso dalla fiducia della gente. La fiducia della gente comune, dei depositanti, di coloro anche che prendono i soldi in prestito da una banca, perché una banca poi c'ha due facce, c'ha i depositanti da un lato, c'ha famiglie, piccole imprese, medie imprese a cui presta soldi. Eppure questi devono avere fiducia nella banca, così come la banca ha fiducia in loro e nel fatto che restituiscano i loro soldi. Ebbene, questa fiducia è una materia assai volatile. Come diceva lei, la difficoltà di una banca molto facilmente può contagiare banche sane attraverso il canale della fiducia. Abbiamo visto Lehman, quando è crollata Lehman, ha contagiato nel giro di poche ore un sacco di banche in tutto il mondo che avevano connessioni di tipo contabile, di business con Lehman, banche anche sanissime. Allora, questo concetto di stabilità finanziaria, quanto sia presente nelle nuove norme europee, sia quelle della direttiva BRRD, sia quelle della Commissione, della comunicazione della Commissione del 2013 sugli aiuti di Stato, sulla nuova interpretazione degli aiuti di Stato in materia bancaria che la Commissione adesso dà, a regole non cambiate, peraltro, sugli aiuti di Stato. Quanto sia presente questa nozione di stabilità finanziaria in materia dibattuta. Allora, di nuovo siamo all'azzardo morale, cioè gli europei del nord dicono siete voi europei del sud che tirate fuori questa questione della stabilità finanziaria, ed è un alibi. In parte è vero, forse, sarà vero, in parte no però. Esempi di stabilità finanziaria, di instabilità finanziaria, ne abbiamo avuti tanti nella storia, l'ultimo è quello che citavo, quello di Lehman. Dunque, questo spiega il fatto che noi in Italia, avendo un sistema bancario che dopo 7 anni di recessione ha visto i suoi crediti deteriorarsi via via, più di altri sistemi bancari nazionali, le cui economie reali hanno sofferto meno della nostra. Questo spiega, dicevo, il fatto che noi italiani cerchiamo di evitarlo, questo amaro calice del bail-in. Non c'è dubbio che cerchiamo di evitarlo. Il governo cerca di evitarlo. Noi cerchiamo di evitarlo per le banche che tuttora sono sotto la nostra diretta vigilanza, quindi le banche
medio-piccole, non le 15 o quante sono molto grandi. E questo, mi scusi se la interrompo, nella convinzione che il bail-in sarebbe più pericoloso per la stabilità finanziaria che non un impegno prolungato e talvolta ripetuto di altre banche in sostegno alle banche che non vanno in bail-in? Almeno in alcuni casi sì, la risposta è sì, nella convinzione profonda che questo sia il caso. Convinzione che è poi in qualche misura condivisa dalla stessa Commissione, dalla BCE, da tutti i protagonisti tecnici oltre che politici di questa vicenda. Quindi, diciamo, di nuovo, stiamo tutti imparando, è una materia in itinere, stiamo anche discutendo, il futuro ci dirà come andrà a finire ovviamente, ma anche chi aveva più ragione o più torto. Per capire due cose, uno, se di fronte al simmetrico montare di populismi o comunque tendenze ben diverse dal passato come in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, lei vede in qualche modo a rischio, c'è cioè una preoccupazione di un rischio di cambio dell'indipendenza delle banche centrali. E la seconda domanda invece riguarda la BCE più nello specifico, che almeno vista da queste parti delle Alpi è forse negli ultimi anni l'unica istituzione europea che abbia lavorato bene, mi viene da dire troppo bene in alcuni casi, perché poi il quantitative easing ha forse evitato delle riforme che alcuni paesi avrebbero dovuto se non intraprendere. Ecco, mi chiedo sul quantitative easing e sulla politica della BCE. Da una parte, se i cambiamenti politici di Gran Bretagna e Stati Uniti potranno influenzare in qualche modo la politica della BCE, e più nello specifico se una tendenza inflazionistica che invece sembra ripartire in qualche modo, non in Italia, porti a rischio di una politica monetaria meno accomodante della BCE, che per l'Italia sarebbe molto preoccupante. Domanda ampia, articolata e confusa, mi affido alla sua risposta per la chiarezza. Soprattutto molte domande in una. Allora, provo intanto a rispondere alla prima sulla indipendenza delle banche centrali, se è minacciata dalle ondate di, chiamiamolo come ci pare, populismo, demagogia. C'è molto dibattito anche lessicale su questo. Ricordiamoci che l'indipendenza delle banche centrali è una conquista relativamente recente. Il paradigma teorico che ha portato a riconoscere come valore, come bene pubblico, il fatto che la banca centrale intesa come istituzione che regola la moneta e la politica monetaria, allora il fatto che questa istituzione debba essere indipendente dal potere politico, si è fatta strada questa idea molto lentamente nel corso del tempo, e alla fine il paradigma teorico, la letteratura che ha sancito questo è degli anni 80. La BCE, essendo l'ultima nata fra le banche centrali del mondo, è quella il cui statuto porta questa idea della indipendenza alle sue conseguenze massime. Quindi effettivamente la BCE è la banca centrale più indipendente e più autonoma che ci sia al mondo. Sta di fatto che dopo la crisi finanziaria globale e in particolare dopo la crisi del debito sovrano, la BCE si è trovata anche a giocare un ruolo centrale nel compito di colmare il divario fra domanda aggregata effettivamente espressa dalle economie e offerta, che è, diciamo, la funzione tipica di stabilizzazione delle politiche macroeconomiche. Dico politiche al plurale perché a tutte e due le politiche è richiesto questo. In Europa è la politica monetaria che ha
portato sulle spalle questo peso, si può dire da sola. Lo diceva molto bene Marco Buti, la Banca Centrale Europea è stata forse lasciata troppo sola. Mario Draghi lo dice continuamente, almeno da un anno a questa parte, forse da due anni a questa parte, essendo lui quello che col famoso whatever it takes ha iniziato questo compito che la BCE si è data di salvare le economie europee dalla recessione, di schermarle perlomeno dalle conseguenze della recessione, di tentare un recupero più accelerato delle economie stesse, nel pieno rispetto del proprio mandato, che ha al suo centro la stabilità dei prezzi. Quindi la BCE ne ha fatto una questione di spettro deflazionistico, quindi è per battere la deflazione, non per ravvivare le economie, però di fatto la conseguenza del fatto che la BCE ha inteso portare fino in fondo la sua missione istituzionale di difesa della stabilità dei prezzi e quindi di dissipazione dello spettro della deflazione che a un certo punto si è affacciato e tuttora in qualche misura è presente nell'area dell'euro, ecco questo fatto come effetto secondario e comunque non esplicitamente voluto dal vertice della BCE ha dato una mano, per dirla adesso non in gergo ma con linguaggio colloquiale, alle economie reali. La sua seconda domanda, cioè se i fatti nuovi a cui abbiamo assistito negli Stati Uniti, prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti, Brexit e il nuovo presidente, possano cambiare le cose, scompaginare le carte e quindi modificare la stance di politica monetaria, questo primo lo deciderà il Governing Council della BCE, certo non Salvatore Rossi, in quest'aula pur molto autorevole e paludata. Secondo, più fuori di scherzo, fuori di metafora, vedremo, dipende, siamo sempre lì. Davanti alla BCE c'è la questione prezzi, dinamica dei prezzi nel futuro, breve, medio. Se lo scenario si modificherà anche per effetto delle novità politiche e quindi di politica economica che vediamo in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America, allora sì, allora si modificherà la stanza. Però l'indipendenza, per tornare al punto, in questo si esercita. L'istituzione BCE persegue il suo mandato statutario, indipendentemente da quello che accade nella sfera politica. Poi quello che accade nella sfera politica può avere influenze sugli scenari dei prezzi e quindi innescare una reazione da parte del Governing Council della BCE. Se questo accadrà, vedremo. Ho capito. Benissimo, ringrazio anche Rossi, mi sembra che i tempi li abbiamo consumati tutti alla fine, quindi ringrazio i nostri tre intervenuti ancora per le loro parole che non dissipano l'incertezza di cui ci parlava Padoan all'inizio, ma con questa dovremo fare i conti e cercheremo di farceli.